Ricordo che, apprezzate le circostanze, comunque sarà possibile procedere in audizione in seduta segreta. Il signor Ciancarella è stato già sentito una sola volta presso la procura di Pisa, la procura ordinaria, no? Non la procura militare, e lo dico in premessa, ed è poi ha mandato anche degli scritti alla procura di Pisa. Innanzitutto, signor Ciancarella, io la ringrazio di essere venuto su disposizione della commissione. È stata richiesta anche da altri commissari, deputati di questa commissione, la sua audizione, perché appunto lei all'epoca dei fatti rivelò una serie di dichiarazioni in ordine, diciamo, alla morte di Sheri. Ecco, se non ci sono contrarietà, io inizierei prima a porre alcune domande, anche alcune premesse. Si ricorda che lei ha reso delle dichiarazioni anche davanti alla Procura della Repubblica? Certo, Si ricorda chi era il pubblico ministero? Gian Bartolomei insieme Ecco, con, sì, si insieme può con il, avvicinare. era il dottor Gian Bartolomei con il dottor Iannelli, capo della Procura. Sì, lei ha fatto parte in passato di tantissimi movimenti democratici, militari, adesso fa parte di numerose associazioni, già dal 2000. Io ricordo perché alcuni passaggi delle dichiarazioni di Ciancarella sono state, diciamo, pubblicate nel libro che i genitori di Emanuele Sceri hanno, come dire, diffuso e pubblicato allora. Sbaglio o è possibile affermare che lei è stato arrestato per calunnia in relazione alle dichiarazioni rese nei riguardi della morte di Emanuele Sceri? No, è corretto. È Io corretto. sono stato arrestato proprio su mandato della Procura Purtroppo ha una voce bassa, ma per deve. calunnia e diffamazione nei confronti di alcuni ufficiali Va e bene. sottufficiali della Folgore. Ecco, ci vuole dire se lo ricorda, quando è stato arrestato, se ha subito un processo, se è stato assolto o condannato Io e sono perché è stato arrestato? stato arrestato il 2 di luglio del 2000. Con una metodica latinoamericana, cioè mi fu strappata dalle braccia la figliola di 15 anni davanti alla stazione di Viareggio e un terzo carabiniere mi mostrava il tesserino e mi diceva io la devo arrestare. E la motivazione era che avrei mentito sulle telefonate ricevute che avevo dichiarato di aver ricevuto lo avrei fatto sulla base di un astio che avrei maturato nei confronti delle forze armate a causa della radiazione presunta che sarebbe stata emessa nel 1983 con una firma del Presidente della Repubblica che ad oggi risulta essere stata falsificata. Quindi, se la seguiamo ovviamente attentamente, lei nell'83 venne radiato dalle forze armate? Sono stato radiato nelle forze armate in forza di un decreto del Presidente della Repubblica che mi sarà consegnato solo 10 anni dopo, cioè dopo la morte del Presidente Pertini, con una firma evidentemente Le è stato falsa. consegnato 10 anni dopo la 10 anni radiazione, dopo, quindi nel 93. nel 93, Con una firma che oggi è che stata oggi è dichiarata stata falsa. dichiarata falsa dal Tribunale di Firenze. A gennaio dell'anno scorso, se non ricordo male, l'ho letto dalla stampa. No, fu a luglio dell'anno scorso ed è andata in giudicato ad ottobre dell'anno scorso. Quindi ad ottobre dell'anno scorso il Tribunale di Firenze ha dichiarato la firma di Pertini, quella firma che doveva essere di Pertini, falsa Falsa. nella sua revoca, Esatto. nella sua redazione. Lei ha chiesto di essere Io ho chiesto la reintegrato. restitutio in integrum e, visto il silenzio e l'arroccamento del Ministero, abbiamo fatto un esposto al TAR, a cui, l'Avvocatura, costituendosi per conto del Ministro, si è opposta affermando che la falsificazione della firma sul decreto, del Presidente è una pura formalità e che prevale la volontà politica militare della firma del ministro Spadolini e del consiglio di disciplina precedente.
Senta, ritorniamo alla calunnia. Lei dalla calunnia è stato arrestato, l'ha detto il 2 luglio del 2000, è stato assolto? Io sono stato prosciolto con formula ampia e sono stato innanzitutto Prosciolto vuol dire dal GIP? dal GIP e poi dalla Cassazione cui si era appellata la procura e inoltre era stato già annullato il mandato di cattura dal Tribunale per la Libertà con successiva conferma da parte della Cassazione. Cioè la Cassazione Sì. aveva Quindi riconfermato il mio diritto alla libertà. lei venne arrestato, Tribunale fece lei ricorso al Tribunale per della la libertà, Libertà, venne scarcerato, la scarcerato. procura fece il ricorso in Cassazione, avverso la sua scarcerazione, ma la Cassazione ha confermato la scarcerazione. E il Esatto. processo di primo grado per calunnia è Il stato. processo di primo grado per calunnia si concluse davanti al GIP con un non luogo a procedere e successivamente allora la procura mi incriminò per calunnia nei confronti del Viberti. Il Viberti è l'unico nome che io riuscii ad ottenere dalla mia fonte e Quindi anche un secondo processo per un calunnia. secondo processo per calunnia. Poi ne ho subito un terzo su istanza diretta del generale Celentano che si era sentito diffamato e calunniato da un documento che io avevo inviato all'attenzione del comandante della caserma Gamerra Bartolini. Cosa aveva scritto lei in questo documento? Avevo scritto né più né meno che le vicende come le avevo conosciute dalla mia fonte e analizzandole con la cultura militare di cui comunque sia io sono portatore, sono stato un ufficiale formato in accademia, non dietro l'angolo. Quindi lei ha subito tre processi per calunnia. Tre Da processi per calunnia, sono stato prosciolto da tutti e tre. tutti e tre prosciolto, dal GIP. Due volte dal GIP, il terzo dal magistrato monocratico, Quindi quello di Celentano quello di contro Celentano. Celentano, processo di calunnia contro Celentano è stato assolto dal Tribunale Dal monocratico. tribunale monocratico. Calunnia no, è collegio, collegiale, forse ricorda male. Io ricordo un magistrato solo, ora, Allora, forse il GIP. ma non Lei ha era. tutte queste sentenze? Le dovrei avere nelle mie Sì. infinite carte, le ho e se ne avete bisogno comunque sono in grado di produrle. Va bene. Senta, lei venne, diciamo, inquisito anche per altri processi. Adesso non scendiamo nel dettaglio perché ci interessa Sherry. È stato prosciolto anche da altri processi? Lei è stato solo incriminato per il caso, per la calunnia del caso Sherry? Sì? Mi sembra di ricordare di sì, che non ci siano altre incriminazioni, almeno. Va bene, no, è una domanda. Senta, ma lei che cosa riferì al magistrato del che seguiva il caso Sherry? Ma io riferì al E magistrato. quindi cosa riferisce a noi in merito al caso Sherry? Ma innanzitutto il fatto che io nel caso Sherry non volevo assolutamente impicciarmi, nel senso che avevo altre cose per la testa, altri progetti per la testa, però ero abbastanza disgustato dalle esternazioni immediate del cappellano militare, dei suoi comandanti che parlavano di suicidio, di tentativo di suicidio, di tentativo di voyeurismo, che lamentavano, specie il cappellano militare, la presenza accanto ai genitori di Emanuele del medico legale che loro si erano portati e che avrebbero fatto scendere dalla scaletta dell'aeroplano prima di loro. Scusi, io la interrompo, ma lei queste cose come le sapeva? Lei non era all'interno della caserma Gamera, No, voglio dire, non prestava servizio dentro esatto. la Gamera, quindi come ha fatto a sapere, Perché a parte le esternazioni, queste sì, aspetti, cose. finisco la domanda, a parte le esternazioni esterne del cappellano militare, di Celentano, che insomma sono venute fuori su tutti i giornali dell'epoca, quindi questo è di dominio pubblico, dico, lei come faceva a sapere della madre di Sherry che aveva portato con sé il medico legale? Questo perché era stato detto pubblicamente ed era stato pubblicato dai giornali. È per questo che dico che non volevo interessarmene, però avevo questa sensazione veramente di fastidio. Poi io quell'anno andai a fare il pellegrinaggio della vita ad Auschwitz e
e sulla torretta di Auschwitz, cioè quell'anno nel 99? Nel 99, dalla torretta di Auschwitz osservavo quello sterminato posto dove erano le baracche e poi vedevo che si vedevano le case di Auschwitz. E mi chiedevo, ma come faceva questa gente a dire di non essersi accorta di quello che era successo? E lì mi balzò agli occhi l'immagine del cadavere di Sherry e ritenni che dovevo assolutamente fare qualche cosa per accertare le cause e le dinamiche di quella tragedia. E quindi cosa per fece? Cui, quando ritornai, i primissimi di settembre mi recai per 2 o 3 sere ai bagni di Nerone a parlare con i suoi commilitoni, quelli che mi volevano dare ascolto. Sono i bagni di Nerone? I bagni di Nerone sono una località di Pisa, vicino alla caserma Gamerra, dove si radunano normalmente i paracadutisti di leva. E vicino alla caserma? Sì, abbastanza vicino alla caserma, un 500 metri dalla caserma. E in quelle circostanze, come credo che ogni ufficiale... Ma che cos'è? Un giardino? Sono praticamente dei resti archeologici intorno ad una piazzetta che si chiamano i bagni di Nerone. E lì, come ogni buon ufficiale dovrebbe saper fare, parlavo con questi ragazzi dicendogli che non era possibile che si portassero addosso l'omertà per un collega morto in caserma. E lasciavo a tutti quanti il mio bigliettino di cellulare per dire: ragazzi, se avete dei timori, datemi delle informazioni, poi ci penso io a portarle dal magistrato e a cercare di farlo attivare. Questo nel 99? Questo nel 99. Quanti giorni, quanto tempo dopo la morte di Sherry? 15 giorni dopo, perché Sherry è stato rinvenuto il 16 di agosto ed erano i primissimi di settembre quando io andai lì. Dopo 3 o 4 sere arrivò la telefonata di un interlocutore che volle rimanere assolutamente anonimo. Quindi fine agosto, inizio settembre? No, tra il 5 di settembre e il 7 di settembre, l'8 settembre, qualcosa del genere. Il quale... Le arrivò una telefonata? Mi arrivò questa telefonata, mi disse: sei Ciancarella, quello che è venuto? Sì. E mi racconta di aspetti della dinamica della morte di Sherry assolutamente sconvolgenti, che mi danno il convincimento che fosse uno dei 3 nonni che era stato destinato alla punizione di Emanuele. Dico, no, non mi è chiaro cosa lei sta dicendo. Colui che chiamava lei poteva essere uno dei 3 nonni? Poteva essere uno dei 3 nonni, perché mi racconta dei particolari e me lo dice con una voce tale, una voce che fra le altre cose non aveva nessuna inflessione. Solo nella seconda telefonata ho potuto captare una qualche cadenza nordica, voglio dire, ma... Cosa le ha detto? E lui mi disse che Sherry doveva essere punito perché era l'avvocato dei suoi commilitoni. E quindi erano stati perseguiti i suoi commilitoni nel viaggio dal Firenze a Pisa con le modalità che voi ben conoscete. E poi mi disse un'altra cosa che mi convinse che doveva essere uno degli accompagnatori anziani del pullman sul quale non stava Sherry. Perché mi disse: sul pullman dove non c'era Sherry, gli facemmo assumere questa posizione della Sfinge e qualcuno disse: voi siete quelli dell'avvocato, così imparate che chi va con l'avvocato paga come lui. E perché gli avrebbero detto così? Ma qui è un po' la conclusione di questo discorso, perché voglio dire, io capisco che del nonnismo si possa parlare come di una esternazione di anziani nei confronti dei più giovani, eccetera,
Ma il nonnismo in realtà è una forma di addestramento voluto e gestito dai superiori. Io non sono un'anima bella che viene qui a parlare di queste cose. Io si metta pure, non si preoccupi di rivolgersi a me, si rivolga ai commissari. Ho vissuto sulla mia pelle da vittima e ho fatto vivere sulla pelle degli altri da aguzzino le spinguinature in accademia, di cui qui io ho ritrovato solo una foto da me come aguzzino, gliela lascio se vuole, dove noi si veniva denudati per 4 ore, sottoposti a urli, improperi e quant'altro, e alla fine venivamo verniciati di vernice alla nitro da capo a piedi, fino a dover fare 14-16 ore continuate di doccia per poterci liberare dalla vernice. Questo era un atto di nonnismo che facevate in accademia aeronautica, la spinguinatura, e che era organizzata a livello proprio di comandi. Quindi a me non sorprese quando lui mi disse lo dovevamo punire perché era l'avvocato. E fra le altre cose è anche un'affermazione che mi ha giustificato quella idea che è passata che Emanuele potesse essere preoccupato del risultato della sua selezione. Quella preoccupazione per cui poi si era detto che aveva preso degli ansiolitici, eccetera, il che non era vero, roba di questo genere. Ma la forma che fu scelta fu quella della scala, e della scala con i lacci sciolti, ed è un particolare molto importante questo, perché vedete, se io sono un uomo atletico posso sospendermi agli stipiti di una porta anche per mezz'ora, ma se piano piano il terreno sprofonda sotto di me a 6, 7, 8 metri aumenta la mia adrenalina. Se ho i lacci sciolti io so che se provo a mettere un piede per appoggiarmi, per trovare un appoggio, il piede potrebbe sgusciarsi e quindi io perderei completamente l'appoggio. Quindi serve per aumentare l'adrenalina. Ed è un atto di umiliazione, perché il malcapitato dovrebbe alla fine chiedere la resa, dovrebbe arrendersi, chiedere pietà. Il problema è che Emanuele il coraggio ce l'aveva da solo. Aspetti, signor Ciancarella, mi scusi. Dica. Queste, diciamo, sarebbero considerazioni sue, utilissime. Sicuramente i commissari poi avranno modo di farle diverse domande. Ma ritorniamo un attimo a cosa le è stato detto durante la telefonata. Perché, ecco, la cosa che poi le posso anche, come dire, contestare, lo facciamo ovviamente nella ricerca dell'accertamento della verità, sia la procura militare sia la procura ordinaria di Pisa hanno dichiarato che, secondo le indagini svolte, che lei non ha ricevuto nel suo cellulare alcuna telefonata. Chiaramente noi dobbiamo prendere per buona questa, allo Stato, questa, diciamo, accertamento della procura. Noi, ecco, lei disse appunto anche di fronte ai procuratori della Repubblica di Firenze, ai sostituti procuratori, che lei aveva ricevuto questa telefonata ad agosto, a settembre, e che, se vuole darci i dettagli di questa telefonata, però non c'è stato poi nessun riscontro di fatto, perché dagli accertamenti dei tabulati sembra che lei non abbia ricevuto nessuna telefonata. Lei addirittura nelle SIT, nelle sommarie informazioni, disse di aver ricevuto 2 telefonate mentre si trovava a Torre del Lago. Ecco, effettivamente quello che sta riferendo in commissione, lo dico anche dai verbali, lei riferì, rileggo, il ragazzo che mi telefonò nei primi di settembre disse che lo Sceri si era distinto nella caserma di Firenze perché non mancava di rivendicare il diritto dei soldati alla legalità ed era anche conosciuto come l'avvocato
che erano stati scelti i ragazzi del trasferimento per il trasferimento da Firenze a Pisa degli allievi paracadutisti, dei caporali particolarmente incazzati, è scritto così, che nel corso del trasferimento dissero: voi siete quelli dell'avvocato, quello che ha appena riferito, sappiate che chi va dietro all'avvocato paga come a lui. Il ragazzo disse che anche Viberti era stato dato l'incarico di portare lo sceri nei pressi della torre e che Viberti era stato mandato via e che i tre nonni lo avevano costretto a salire sulla scala. Ecco, lei ricorda queste dichiarazioni? Certo, le ricordo perfettamente. Che cos'altro le disse questo ragazzo che le telefonò? Il ragazzo, a questo punto entriamo nella parte più orrida, se vogliamo, della relazione di questa voce anonima, perché mi disse che Emanuele, andando su per le scale, si rivolgeva al nonno che era salito all'interno ed era al di sopra di lui, dicendogli: domani vi denuncio al comandante. A quel punto il nonno, inferocito, gli avrebbe dato un pestone sulle mani. Lui avrebbe perso la presa, avrebbe provato ad appoggiare il piede sarebbe sgusciato dalla scarpa e lui sarebbe precipitato al suolo. Ma non era morto. E qui viene la parte davvero... Sì, questo lei lo dichiarò a loro, sì. Esatto. E qui viene la parte più orrida. Perché nel racconto della mia fonte c'è il fatto che uno dei tre, io credo quello nel pestone, si recò al posto di guardia per chiedere lumi sul comportamento da tenere. E dopo una serie di telefonate fatte da chi, verso chi, non mi fu detto nonostante le mie sollecitazioni, dopo una serie di telefonate gli fu dato questo terribile suggerimento: se voi lo soccorrete e Sceri si salva, vi beccano. Se voi lo finite, vi beccano. Forse vi conviene aspettare che muoia. E a quel punto, rientrato presso la scala, decisero di costruire sul corpo di Emanuele quella filata di tavoli che voi ben conoscete dalla foto. E lei questo come lo sa? Me lo disse lui. Che mi me lo disse la foto. Cosa le disse? Che mi sono davanti i tavoli? Mi disse che gli abbiamo ammucchiato sopra dei tavoli. Ora, mi scusi, signor Ciancarella, questo dei tavoli lei non l'ha mai detto durante le sommarie informazioni? No, veramente mi sembra strano, perché fu una delle questioni fondamentali, perché l'arresto, poi tutto sommato, ha comportato per me la possibilità di vedere tutti gli atti della vicenda Sceri. Lei disse, ad onor del vero, che la madre, in una delle manifestazioni successive a cui lei partecipò, lei ascoltò la madre, che la madre disse che i tavolini ai piedi della scala erano stati risistemati. Sì, questo disse lei. Questo c'è, ma mi sembra di poter essere convinto di aver riferito anche del fatto che loro avevano costruito questa cosa di tavoli, che io poi ho ritrovato nelle fotografie. Ma lei le foto quindi le ha viste? Le foto le ho viste. Perché ovviamente facevano parte del processo per calunnia. Del fascicolo per calunnia. E quelle foto io ho potuto verificare che il corpo di Sceri era inserito con la testa e metà busto nel più stretto angolo formato da questa pila di tavoli, e non c'è possibilità che un corpo si avviti per entrare lì sotto e mantenga la forza cinetica per schiacciare a terra il cranio con gli effetti deleteri che si sono dimostrati. Però lui qui chiuse la sua prima telefonata. Io a quel punto non avevo nulla in mano, avevo semplicemente la mia inattendibilità proclamata, che conoscevo già da tempo, e non sapevo come fare per andare davanti al magistrato.
Per cui il 29 di settembre del 1999, sì, andando in una trasmissione a Canale 50, dove ero quando? Stato, si ricorda quando? 29 settembre del 1999, sì, dove ero stato invitato come esponente del Comitato Dare Voce al Silenzio degli Innocenti, che era una sua associazione, un'associazione che capeggiata da lei, diciamo, no, mi scusi il termine, diciamo, lei era presidente di questa associazione? No, ero un membro componente, fondatore. Sì. E dissi praticamente che all'inizio della trasmissione che non era vero che non uscivano dalla caserma delle voci, che erano voci intimorite, preoccupate, ma uscivano e parlavano di omicidio. Perché lei già aveva ricevuto questa telefonata? Avevo già ricevuto questa telefonata. E quindi speravo che il procuratore mi avrebbe convocato. Dopo il mio arresto ho visto che la trasmissione era stata acquisita agli atti e trascritta, però nessun tipo di convocazione. Il febbraio del 2000 gli amici di Emanuele organizzarono la famosa marcia a Pisa con i genitori di Emanuele e in quell'occasione io mi presentai a uno di loro, Spatafora, e gli dissi quello di cui ero a conoscenza e che ero disponibile a qualsiasi tipo di azione avessero inteso avviare tramite i loro legali. E lei a Spatafora raccontò anche di questa telefonata? Sì, raccontai di questa telefonata. E naturalmente i legali fecero subito istanza al procuratore perché io fossi interrogato e il procuratore alla fine mi convocò. Molte cose non mi convinsero, nel senso che ci fu subito un atteggiamento di discredito e di non attendibilità di quello che io stavo raccontando. Durante la deposizione. E soprattutto perché... Era una sua sensazione oppure avvenne qualcosa? No, avvennero due fatti. Il primo fu che il dottor Gian Bartolomei mi chiese come mai i ragazzi avrebbero rivelato a me cose che rifiutavano di rivelare al magistrato. La seconda fu che mentre io stavo recandomi all'audizione ero stato chiamato sul mio cellulare dal maresciallo, mi sembra si chiamasse Arilli o Arzilli, che avrebbe poi verbalizzato il tutto. E io lo avevo un po' aggredito chiedendogli come avesse fatto ad avere il mio numero di cellulare. Lei parlò allora, negli atti di allora, del maresciallo Cafici. Cafici? Può darsi. Penso, ricordo allora era diciamo più vivido, no? Penso, non lo so, lei questo sì, parlò. Sì, perché il maresciallo Arilli fu uno di quelli che mi arrestò, credo, e quindi può darsi che io non ricordi attualmente esattamente il nome. Il quale mi disse, vede, lei mi ha messo prima in imbarazzo con la sua domanda sulla mia conoscenza del suo numero di cellulare, ma è così evidente, lo abbiamo ricevuto da uno dei ragazzi a cui lei lo ha lasciato. E io mi infuriai abbastanza perché avevo chiesto al magistrato di riaprire il verbale e di mettere a verbale questa dichiarazione, lui si rifiutò di farlo ed io in conseguenza di questo atteggiamento feci un esposto alla magistratura disciplinare per i magistrati e alla magistratura disciplinare per la polizia giudiziaria per lamentare le modalità con cui e i magistrati e la polizia giudiziaria avevano affrontato la situazione. E io durante questa trasmissione televisiva dovetti a lungo questionare con l'onorevole Luvisotti di Alleanza Nazionale, il quale mi accusava di voler sparlare a tutti i costi della Folgore, ma io anche qui questa sera non sto a sparlare della Folgore, io sto rivendicando il diritto di ciascun militare al rispetto e alla dignità e quindi sto parlando del fatto che l'omicidio di Emanuele Sceri abbia offeso lui la Folgore, quell'omicidio ha offeso la Folgore, non la ricerca delle eventuali responsabilità. E
Dopo questa trasmissione ricevetti la seconda telefonata della mia fonte, che era infuriato. Era infuriato perché io, invece che usare per andare dal magistrato le sue affermazioni, le avrei utilizzate per compiacermi di me stesso, andare a parlare in televisione, e i suoi comandanti avrebbero detto in una riunione: qui c'è qualcuno che parla con i nemici della Folgore, attenzione, dovete tutti buttarvi. Buttarvi col paracadute? Esatto. Che se corrispondesse alla verità sarebbe una terribile minaccia. Come detto, io andai alla manifestazione del 2 e in quella manifestazione... 2 febbraio 2000. 2 febbraio del 2000, mi sembra fosse proprio il 2 febbraio, e in quella occasione mi trovai accanto alla madre di Sherry, che di fronte alla scala, ancora circondata dai nastri del sequestro dello spazio, disse: ma qui hanno rimesso tutto a posto. E io ne parlai subito con il legale, facendogli notare che se era stato manomesso lo scenario del crimine, era stato commesso un ulteriore reato. A questo punto siamo arrivati al... Perché la madre disse hanno messo tutto a posto? Perché la madre l'aveva visto già in precedenza. Stiamo parlando del febbraio 2000, quindi la madre era stata sui luoghi. Era stata il 18 sui luoghi del rinvenimento, certo, di Sherry. Ed erano diversi secondo la madre. Esatto. E dopo, siccome ho avuto occasione anche di incontrare i genitori e di poter... a loro spiegare come io non avevo mai avuto volontà di sciacallaggio sul loro dolore, come era stato detto nel mandato di cattura, e lì la madre mi confermò il discorso dei tavoli. Cose le dichiarò anche allora, lo dico, certo, per il verbale. Sì. Lei poi si recò anche mandò uno scritto anche al procuratore, dopo aver verbalizzato, certo, davanti al procuratore, mandò anche uno scritto, certo, un esposto. Mandai un esposto al procuratore. Perché sentì questa esigenza di mandare un esposto? Era stato interrogato in fondo. Sì, ero stato interrogato, ma erano rimaste delle sacche di silenzio e di indifferenza, perché io credo che purtroppo la vicenda Sherry si sia incontrata con una cultura civile e una cultura militare e giudiziaria non all'altezza del compito che avrebbero avuto in quel momento. Nel senso che io ho letto che il generale Ratti, qui davanti a voi, avrebbe affermato di aver accompagnato il giudice Gian Bartolomei a visitare il corpo del ragazzo in caserma. Però io avevo letto, almeno negli atti che ho letto io, una relazione dei carabinieri che dicevano che Gian Bartolomei aveva per telefono stabilito la convocazione del medico legale, e quando era stato richiamato per comunicargli la fine dei rilievi aveva dato disposizione, sempre per telefono, della rimozione del cadavere. Quindi quale sia la versione esatta voi siete più in grado di me di verificarlo, ma se fosse stato questo, questa la versione reale, vuol dire che lo Stato aveva rinunciato a mostrare il suo vero volto, severo però accompagnante, accomodante, disponibile agli occhi di quei ragazzi che erano certamente traumatizzati. Un attimo, ho capito che vuole fare una domanda, prego. Sì, Presidente, se non ha nulla in contrario vorrei prendermi 2 o 3 minuti, visto che comunque... Prego, sì, sì. Però per cambiare un attimo il taglio, ma per riprenderlo successivamente. La mia esigenza di cambiare il taglio di questa audizione è perché in questa fase dell'audizione, che è un'audizione pubblica, che verrà pubblicata, io credo che noi correremo il rischio, prima ancora di poter andare ad appurare ciò che lei
potrà, in questo momento ci sta dicendo, perché ovviamente noi dobbiamo incrociare le fonti e cercare di ristabilire sulla base di tutte le nostre fonti, che sono tantissime, attraverso questo processo di ricostruzione che la Presidente fortunatamente sta garantendo a tutta la Commissione con un'energia e una forza veramente che non sta facendo mollare la voglia di andare a fondo e la voglia di cercare la verità. Ecco, nel momento in cui però ci si avvicina alla verità in questo particolare ambiente, che è l'ambiente militare di quegli anni, noi troviamo uno strappo, lo strappo di una matrice umanistica, perché sembra tutto incompatibile con una capacità di ristabilire che cos'era un ambiente, un'atmosfera umana rispetto alle diverse narrazioni che noi abbiamo ricevuto. Una cosa che lei mi ha colpito, proprio perché il mio timore è che lei potrebbe essere anche, cercheranno comunque di dire che lei è inattendibile in quanto lei ha un passato piuttosto tempestoso. Però mi ha colpito il fatto che lei dichiara di essere in questo momento di lavorare presso una libreria. Io le volevo chiedere se appunto questa libreria è sua e da quanto tempo ci lavora. Dunque, la libreria è della mia figliola da 4 anni. Io avevo, dopo la mia radiazione, avevo aperto una libreria a Lucca su consiglio del vescovo di Lucca, Giuliano Agresti, e che poi però nel 94 andò male, cioè ci fu un Ci fu fallimento. un fallimento. E quindi ho lavorato come dipendente collaboratore di un altro libraio per circa 15 anni, dopodiché lui, ritirandosi in pensione, ha inteso cedere la libreria alla Quindi lei ha moglie. una passione per i libri. Io ho una passione per i libri. E legge molti libri, dottore, No, non sono dottore. signor Ciancarella, lei legge molti libri? Cerco di leggerne il più possibile, poi specialmente quelli che Quanti ne dovrei. legge all'anno? Almeno una decina. Almeno una decina, quindi circa un libro al mese, insomma. All'incirca. Da quanti anni? Sono 25 Sono 25 anni. Si ritiene un lettore stabile? anni. Ma più che stabile, un lettore professionista. Nel senso che la maggior parte delle mie letture sono Cosa le relative. piace di più? Cronaca giudiziaria, gialla, narrativa? Mi piace moltissimo tutta la letteratura che riguarda purtroppo il periodo stragista italiano. Sì? Seguo molto, molto poco i gialli, Sì? mentre mi piace una buona letteratura romanzesca. Romanzesca. Ultima domanda prima di far innervosire la Presidenza su questo tema, in particolare che cosa la romanzesca? Ma voglio dirle, dai classici, un Dostoevskij che è un mio pallino, uno Steinbeck che è un mio pallino. Perfetto, era esattamente le domande che mi servivano perché avevamo bisogno anche di inquadrarla umanamente, culturalmente, a livello culturale, che lei anche probabilmente ha mutato nel corso della sua carriera militare, perché se veniva spinguinato in quegli anni, adesso si ritrova a leggere magari libri come Le memorie del sottosuolo di Dostoevskij, che insomma hanno un rapporto sempre molto conflittuale con la realtà, come Kafka, no? In cui si denuncia costantemente una situazione, una coscienza che cerca di spiegare in realtà dei fatti a cui nessuno crede. E che è un po' la sua storia personale, no? Se andiamo a leggere tutta una parte della sua storia e che sicuramente qualcuno ritirerà fuori alla fine di questa audizione. Io approfitto finisco, ho finito con questa domanda, però vede, è importante perché questa audizione mi ha fatto venire in mente un libro, Lo strano caso della morte
del cane ammazzato a mezzanotte, perché noi in questa commissione siamo tutti convinti, signor Ciancarella, che il dottor Scieri sia stato ammazzato come un cane. E quindi su questo noi siamo qui, non per passare del tempo, non per perdere del tempo, quindi qualsiasi informazione che lei potrà darci e che soprattutto potrà fornirci supporto empirico relativamente alle fonti che lei ha usato, per noi è estremamente importante anche successivamente all'audizione. Io adesso lascio, fatto questa breve parentesi, perché si andrà molto nello specifico, nella sollecitazione dei suoi ricordi, in particolare perché abbiamo dei dossier che anche i nostri tecnici e tutti i nostri consulenti hanno permesso di ricostruire e che abbiamo bisogno di incrociare con i suoi ricordi e con i suoi dati. Grazie. Grazie onorevole Barone, tutte le domande sono benvenute se sono appunto finalizzate a qualunque accertamento della verità. Quindi grazie per le sue domande. Non c'era nessuna impazienza, anzi, io mi intercalo prima di dare la parola all'onorevole Fusilli, che la do subito la parola. Senta, io ritorno a questa, diciamo, vicenda della telefonata. Non sono stati trovati riscontri. Lei come se lo spiega? Riscontri alla sua chiamata, diciamo alla sua chiamata, mi scusi, alla chiamata proveniente da fuori. Ma io Lei l'ultimo. ricorda, io vedo che lei ha una memoria eccellente, lei ricorda anche il suo numero di cellulare di allora? Dicevo 338 914 3664. Ora l'ho ricordato assolutamente. 338 9 sì. 914 3664. 3664. Non ce l'ha più questo cellulare. No, non ce l'ho più. Si ricorda anche quando l'ha dismesso? All'incirca una decina d'anni fa. Una decina di anni fa. Era uno dei primissimi Sì, come se lo cellulari. spiega che la Procura Ma non ha trovato riscontri a questa io me lo chiamata? spiego con l'unica maniera con cui che i miei legali sostennero in udienza, e cioè che ci potessero essere delle manipolazioni delle telefonate in partenza anche dall'interno delle caserme o di altri luoghi, per non solo non far apparire il numero sul display, ma per nascondere l'esistenza stessa della telefonata. Questo Questo se proveniva da una caserma. se proveniva da una caserma o da altre impostazioni che Lei la io riceve al suo cellulare, non certo. capii bene a che cosa si riferissero, però evidentemente sono state ritenute attendibili come posizioni perché io sono stato prosciolto È stato prosciolto dalla calunnia. dalla calunnia. Sì, poi io le ho chiesto, lei ha depositato un esposto al pubblico ministero, al dottor Iannelli e al dottor Bartolomei. Lei in questo esposto scrive proprio che il luogo era stato transennato e nonostante c'erano ancora il fil di ferro, i sigilli, eccetera, durante questa manifestazione nel febbraio 2000 con gli amici di Sherry. La madre appunto dichiarò che i tavolini alla piede della scala, i piedi della scala erano stati risistemati. Ma lei dichiarò anche altre cose allora, se le ricorda? Io credo che dichiarai l'aspetto del mio cellulare preso da uno dei ragazzi. Sì, questo sì, l'ha detto prima. Ecco. Altre cose inerenti ai luoghi, la mutazione dei luoghi. Notò altre cose sui luoghi che erano state cambiate? Allora, Ora. glielo ricordo io, amore di ricordo, perché le dichiarazioni sono agli atti. Lei sempre durante questa manifestazione, ai piedi della scala, salvo essere smentito dai riscontri in possesso dell'ufficio, ho avuto come l'impressione che tanto il muro che alcune rampe della scala Fossero state riverniciate. Si sta ricordando? Mi sono ricordato, esatto. Perché ebbe questa sensazione? Ebbi questa Questa sensazione. percezione? Ebbi questa percezione perché c'era la parete di fondo della scala che risultava uniforme nella sua colorazione, a differenza La parete di fondo della scala?
cioè c'è la scala e sul fondo c'era la parete, il muro, e presentava una colorazione uniforme rispetto ai lati di questa colorazione, che invece erano del tutto sbiaditi, roba di questo genere. Così come gli anelli della scala mi sembrarono tutti quanti riverniciati in maniera uniforme. E questa è l'unica volta che lei è stato ai piedi della scala? È l'unica volta che sono stato ai piedi di quella scala. Mm-hmm. Prego, onorevole Fuselli. Grazie, signor Ciancarella, per la sua disponibilità. Io provo, sulla base di ciò che mi ha stimolato il suo racconto puntuale, a fare qualche approfondimento con lei. Consapevole che probabilmente anche il tempo trascorso non aiuta rispetto alla ricostruzione dei fatti e della verità, ma che comunque la sua memoria è ben viva e quindi con qualche sollecitazione anche i dubbi legati a qualche mia domanda potranno essere chiariti. La prima sua deposizione è del febbraio del 2000, se non erro. E oltre a questa deposizione, alla quale lei fa riferimento alla telefonata ricevuta entrata sul suo cellulare, poi ha fatto tutta un'altra serie di azioni come di comunicazione, quindi anche una serie di interviste. Lei comprenderà che la prima circostanza che emerge dalla lettura anche del carteggio preparato in maniera professionale dai nostri collaboratori è legata alla identità di chi ha effettuato quella sera quella telefonata. Però il primo dubbio che vorrei in qualche modo lei mi chiarisse è legato proprio all'esistenza o meno della telefonata. Come l'ha ricordato il Presidente, agli atti risulta che degli accertamenti effettuati sul suo telefono personale, peraltro non intestato a lei ma intestato ad una persona diversa da lei, a lei dato in uso, una persona siciliana, a lei dato in uso, non risulterebbero o non risultano telefonate in entrata nel periodo a cui lei fa riferimento. Lei chiaramente è stato imputato per calunnia, oltre che sottoposto a custodia cautelare, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, e quindi ritengo avrà esercitato pienamente, visto anche il proscioglimento, nel procedimento penale la sua facoltà di difesa. Ha fatto lei degli accertamenti sulla sua utenza telefonica, perché era anche a sua disposizione questa possibilità, rilevando i tabulati e dai tabulati rilevati dai suoi difensori, ha potuto contestare l'affermazione che le telefonate fossero o meno state effettuate, cioè ha rilevato l'esistenza, perché il tema della, con tutto il rispetto, possibilità tecnologicamente di nascondere il numero ci siamo, ma del cancellare una telefonata sembra, nonostante io non abbia una competenza diretta, ma qualcosa totalmente cancellata la telefonata in entrata, lo credo molto più difficile. Io immagino che lei un accertamento dei tabulati lo abbia fatto. L'accertamento dei tabulati fu fatto dai miei legali, che affermarono in udienza, comparandoli con i tabulati che provenivano dalla caserma Gamerra, che c'erano state delle telefonate in partenza dalla Gamerra non registrate dalle celle, come si chiamano? Così si chiamano, dalle nome. No. Cosa accertarono i suoi legali? Che c'erano state nei tabulati vuoti, cioè delle telefonate affermate come tali dall'interno della caserma, che non risultavano nei tabulati e che quindi non erano state rivelate dalle celle. Per cui lì sostennero quello che dicevo prima, che si potesse arrivare alla soppressione della telefonata. Ora io comunque mi rendo perfettamente conto, così come mi rendevo perfettamente conto quando cercavo di essere ascoltato dal magistrato, della drammaticità del fatto di aver ricevuto delle rivelazioni di tale dimensione da una persona anonima che non si era qualificata, che non aveva rilasciato il nome, né aveva fatto l'unico nome, quello del Viberti.
L'unico nome che mi fu fatto fu quello del Viberti, e che, cioè, mi rendo perfettamente conto di tutto questo. Disse, cosa gli disse la fonte del Viberti? Che il Viberti era stato comandato di accompagnare Emanuele al luogo dell'appuntamento con i nonni. Bene. Quindi neanche i suoi legali trovarono sui tabulati in entrata del suo telefono, non in uscita dalla caserma Gamerra, l'esistenza di queste telefonate. Quindi le risultanze agli atti del procedimento furono confermate anche dai suoi accertamenti. Quindi diciamo che tecnicamente le telefonate non esistevano. Poi è evidente che lei la ricorda nel dettaglio, e quindi io do credito a quello che lei dice in questa sede. Lei ci ha anche detto che, diciamo, l'origine del suo occuparsi del caso Scieri le deriva da questa vista Auschwitz, tempisticamente collocata, diciamo, novembre del 99. No, agosto. Agosto. Io sono andato ad Auschwitz dal 23 al 27 di agosto del 99. Lei dove risiedeva? A Torre del Lago, in provincia di Lucca. La morte di Scieri è datata 16, il ritrovamento del corpo è del 19, se non sbaglio. Del 16 agosto. Lei quindi ebbe immediatamente notizia, fu colpito da questa notizia, sì, della morte del ragazzo presso la caserma Gamerra, sì, e si costruì in quei giorni un'idea di quello che poteva essere accaduto, o dete credito immediatamente alla tesi del suicidio, che nei primi giorni era quella più accreditata? No, e io immediatamente ebbi una ripulsa per le facili conclusioni cui si perveniva sul suo tentativo di suicidio, sul tentativo di voyeuristico, roba di questo genere. Però, ripeto, non me ne volevo interessare. Però io ho una storia, ed è una storia che si fonda su una cosa che il mio fraterno amico e collega Sandro Marcucci, di cui ancora non è stata accertata la causa della morte in un incidente aereo, mi diceva quando mi voleva invogliare a tornare sulle nostre indagini. E lui mi diceva: bada Mario, fin quando il sangue dei nostri figli varrà più del sangue dei figli degli altri, fin quando il dolore degli altri per la morte dei loro figli varrà più del dolore degli altri per la morte dei loro figli, ci sarà sempre qualcuno che potrà immaginare di fare stragi dappertutto con la presunzione dell'impunità. E lui mi diceva: dobbiamo diventare familiari delle vittime come lo fossimo di sangue, per affiancare i loro superstiti con la stessa determinazione, ma anche con il cinismo e la competenza che ci viene dalla nostra professionalità. Ha una memoria straordinaria, ricordo proprio il dettaglio delle frasi in maniera puntuale. Guardi, sono delle cose che ti rimangono incise nella pelle. No, ma anche la declamazione, insomma, non ha saltato, come dire, una parola, il concetto è molto chiaro, però io mi permetto adesso di inquadrare un po' tempisticamente. Lei la telefonata quando la riceve? La ricevo ai primissimi di settembre, fra il 5 e il 7. Quindi qualche giorno dopo la morte di Emanuele Scieri. La trasmissione televisiva nella quale lei... 29 settembre. Il colloquio con Spadafora Francesco. Il 2 di febbraio alla Marcia. Quindi qualche tempo dopo significa... E lei non ha mai pensato, durante questo lasso di tempo, in qualche modo di rendere noto, non dico... Lei ha spiegato perché non si è rivolto immediatamente alla magistratura, ma ai legali... Ci sono i verbali, si è rivolto alla magistratura, lo ha detto prima, si è rivolto ai suoi legali... No, non si è rivolto immediatamente alla magistratura, e lo ha detto con chiarezza. Tra il mese di settembre della telefonata e il rendere noto il contenuto della telefonata agli amici di Emanuele Scieri, trascorrono 4-5 mesi. Lei in questi 4 mesi ha interloquito con qualcuno, ha parlato con qualcuno, ha riferito a qualcuno questa versione dei fatti, comunque riferita? Esclusivamente a qualche componente del coordinamento Dare Voce al Silenzio degli Innocenti. Quella sua associazione? La mia associazione. Bene. E a nessun altro?
e a nessun altro. La vicenda emerge quando lei incontra in questa giornata di commemorazione della morte di Scieri lo spadafora Francesco, che era il coordinatore degli amici di Emanuele. Nel frattempo aveva già ricevuto la seconda telefonata, quella diciamo di risentimento. Quella arrivò immediatamente dopo la trasmissione, perché lui si risentiva perché io invece di andare dal magistrato, come avevo detto loro, mi ero servito delle sue dichiarazioni per andare in televisione a farmi bello. Queste furono le sue espressioni. Io lì lo insultai come solo un ufficiale sa fare nei confronti di un soldato. Posso farle una domanda anche sulla movente psicologico? Lei giustamente riceve questa telefonata, poi entriamo nel merito di chi la effettuò, sempre sulla base delle sue dichiarazioni, non di ciò che emerge dagli atti. Decide di non rivolgersi alla magistratura per una condizione, voglio dire, di difficoltà legata al suo pregresso, però comunque decide di andare in televisione a parlare. Perché chiamano proprio lei il 29 di settembre a Canale 50, che credo sia una televisione locale, a parlare del caso Scieri? Ma perché Mario Ciancarella sul territorio era ben conosciuto, perché sapevano tutti del comitato Dare Voce al Silenzio degli Innocenti, che aveva organizzato un grande convegno dal titolo proprio Dare Voce al Silenzio degli Innocenti a Pisa, con un grande rilievo. Perché Mario Ciancarella, la storia di Mario Ciancarella è stata nota da sempre a livello territoriale e anche in parte a livello nazionale, solo che c'è una frangia che gioca sulla mia inattendibilità, sul mio essere un visionario e uno tendenzialmente portato ad apparire e a farsi pubblicità, e una frangia che invece cerca di ascoltare e di ragionare se le mie posizioni possono trovare qualche motivazione. Mi permetto un'ulteriore domanda di precisazione, poi l'ultima, e lascio il tempo ai colleghi, se del caso interverrò successivamente per qualche ulteriore approfondimento. Nel tempo, diciamo, dalla telefonata del 29 di settembre a quando lei incontra in questa commemorazione Spadafora, i familiari di Emanuele Scieri, si accorge anche della riverniciatura di una parte della scala. Lei ricorda se elementi legati alla perizia medico-legale, alle modalità di morte di Scieri, erano in qualche modo già noti? Lei ebbe modo in qualche modo di rilevarli dalla stampa? No, io l'unica cosa che ho rilevato dalla stampa proprio il giorno cioè, ad esempio, il tema della ferita alle mani, che è un tema che emerge dalla perizia medico-legale. Certo. Che cioè che ci sia stata una compressione delle mani di Emanuele durante la salute. Lei ricorda se in quei mesi, prima del riferire la versione dei fatti a Spadafora, fu in qual tanto è verificabile agli atti, ma certo. E lo chiedo perché lei ha una memoria molto vivida, quindi credo che possa rispondermi. Emerse da trasmissioni televisive, da indiscrezioni della procura? Le mie conoscenze furono tutte successive al mio arresto. E quando ebbi modo di scorrere tutta la cartella di Scieri, tutti gli atti del procedimento. Quindi nel momento in cui lei riferisce prima a Spadafora e poi alla polizia giudiziaria che la modalità di morte di Emanuele Scieri è stata determinata da una persona alla sommità della scala, la quale in un moto di rabbia aveva con un calcio, con un pestone, determinato la perdita della presa e quindi la caduta a terra, lei non era a conoscenza del fatto che questa versione era in qualche modo compatibile anche con le risultanze medico-legali? No, assolutamente. Un'ultima domanda, forse, anzi due, quella più complicata. Lei ha fatto anche una serie di interviste televisive. In una di queste interviste televisive, come emerge dagli atti, lei ebbe a dichiarare al giornalista sull'autore della telefonata, cosa poi smentita nelle interviste successive, però io questa, tra virgolette, contestazione gliela faccio, perché il tempo che è trascorso può essere anche più utile a essere più liberi su questo tema, che a noi determinerebbe un grande vantaggio poterlo in qualche modo interpretare in maniera corretta. Sull'autore della telefonata ho un'idea molto precisa che ho lasciato a verbale.
sue testuali parole. Questa ritengo che debba rimanere per i magistrati. A noi non risulta, io però non ho letto tutta la documentazione, ci sono i consulenti, magari possono aiutarci, in quale verbale lei abbia lasciato questa idea precisa. Ma ce la può, considerato che questa è una sede di indagine, certo, che non ha, come dire, un'ambizione di tipo penalistico, certo, ma per ridare dignità anche all'istituzione che noi rappresentiamo, lo Stato innanzitutto, può fare uno sforzo su questo punto, darci un'indicazione in più, e se invece non può darcela, ci spiega perché ha fatto questa dichiarazione. Dunque, io ritengo che nell'esposto di cui parlava la Presidente prima, cioè quello fatto ai magistrati, io abbia dato delle indicazioni, ma delle indicazioni non chiaramente sul nome, ma voglio arrivare subito alla questione. Lei qui dice: ho un'idea molto precisa. Molto precisa. La dica anche a noi, anche se è scritta nelle risposte. Ed è questa, e cioè nella caserma si rilevano molte assenze che in realtà erano presenze e molte presenze che erano assenze. Lo dice lo stesso Iannelli. Ora, nel momento in cui io avessi voluto disporre la punizione per Emanuele Scieri, quale migliore alibi avrei potuto costruire agli uomini demandati a questo compito se non quelli di farli risultare assenti dalla caserma? Però, signor Ciocale, io non le ho chiesto questo lo comprendo, io le ho fatto un'altra domanda e mi permetto, anche perché aggiungo, lei in precedenza nella descrizione del suo dire della telefonata ci ha anche detto che il telefonista anonimo avrebbe anche detto: gli abbiamo ammucchiato sopra i tavoli, quindi si presume che sia un soggetto che abbia partecipato, esatto, all'evento, esatto. Bene, lei quali siano state le motivazioni, gli assenti? Lei, ho un'idea precisa dell'autore della telefonata, che c'entra poco con l'assenza e la presenza. No, voglio dirle, l'idea precisa è che, come ho detto prima, che quello che mi ha telefonato fosse stato presente su uno degli autobus, l'autobus su cui non viaggiava Scieri. Ed era già un'indicazione non da poco, perché gli anziani... Diciamo uno dei caporali. Uno dei caporali. Sull'autobus su cui non viaggiava Scieri. Su cui non viaggiava Scieri. Inoltre, avrebbe potuto essere uno di quelli che, risultando assenti, in realtà erano presenti e che quindi avevano l'alibi di essere in realtà. Quindi, facciamo una sintesi. Uno dei caporali o degli ufficiali che era sull'autobus in cui non viaggiava Scieri, quindi diciamo quelli che poi sono stati sottoposti a procedimento penale per vessazioni, esatto, nei confronti dei sottoposti, e il secondo elemento da individuare magari tra quelli che quella sera erano presenti in caserma ma non risultavano come tali. Ma risultavano assenti. Perfetto. Ultima domanda, sempre in una sua intervista. Io immagino e spero che ciò che diceva nelle interviste le confermasse poi negli atti formali, perché le interviste non hanno un valore formale, ma lei fa riferimento ad una dichiarazione del 27 di agosto del generale Cirneco, no, 27 di gennaio sulla Nazione, del generale Cirneco, nel quale lui fa una serie di ammissioni. Lei comprenderà che non abbiamo avuto modo di leggere tutta la stampa del, certo, tempo, magari se ricorda il contenuto di queste affermazioni che a suo dire sarebbero in qualche modo una conferma implicita di una corresponsabilità. Perfetto. Allora, il generale Cirneco dichiara alla Nazione: quella notte non rientrarono solo tre ragazzi. Uno si presentò la mattina dopo, uno rientrò durante la giornata successiva e il terzo era il povero Emanuele Scieri. Ma il mio vice, su mia precisa disposizione, fece telefonare a tutte le famiglie dei tre assenti e poté contattare solo le prime due perché i familiari di Scieri erano assenti per ferie. Ora, qui nasce un altro problema, cioè l'aver creato un ulteriore alibi nel momento in cui si è voluto iscrivere Emanuele per forza di cose
come assente al contrappello, piuttosto che assecondare le dichiarazioni di sua presenza in caserma e quindi di avviare le ricerche. Perché? Perché la vita militare è scandita da norme. Norme vincolanti, si chiamano consegne. E in queste consegne chi non rientra, chi fa mancato rientro, non deve essere cercato, perché dopo 3 giorni viene denunciato ai carabinieri per diserzione. Ma non deve essere cercato. Poi succede che nascono le prime voci e il generale tira fuori questa dichiarazione. Bene. L'articolo 23 del regolamento di disciplina militare dice emanazione di ordini. Gli ordini emanati in conformità e nei casi previsti dalla legge devono essere formulati con chiarezza in modo che non possa nascere dubbio o esitazione su chi li riceve. Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio, il superiore può emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorità che ha emanato le disposizioni derogate. Allora, siccome non esiste la consegna di chiamare i familiari dei mancati rientri, quando l'ha data il generale Cirneco questa disposizione? L'ha messa per iscritto nei giorni precedenti e allora avremmo dovuto trovare una serie di telefonate con riferimento ai familiari. Oppure dopo le 11. Oppure dopo le 11. E alla stessa maniera ci sono molte incongruenze all'interno della vicenda, quali ad esempio l'assegnazione della utenza telefonica al generale Celentano. Perché io ho potuto leggere una dichiarazione fatta dal generale Bartolini al procuratore della Repubblica, in cui dice: ho potuto appurare, e consentitemi, questo è un termine che nessun comandante dovrebbe poter utilizzare, perché un comandante non appura per sentito dire o roba di questo genere. Un comandante chiede una relazione con una documentazione degli atti e procede a presentare l'una agli altri. Ho potuto appurare che si trattava di una utenza telefonica della caserma Gamerra data in gestione direttamente al generale Celentano. Ora, questo può anche essere verificato, ma è molto poco scontato che una utenza telefonica di una caserma venga assegnata ad un comandante di una caserma di un'altra città, cioè della caserma Vannucci di Livorno. Quindi, può ripetere questo concetto? Cioè, l'utenza era della caserma Gamerra e il comandante dice: ho potuto appurare che era una utenza nella gestione diretta del comandante Celentano. Chi lo dice? Il comandante Bartolini? Bartolini. Alla ho potuto appurare. Allora, lui dice, ho potuto Bartolini, appurare che, dica sempre il generale Bartolini dice, ho potuto appurare che l'utenza telefonica della caserma Gamerra era stata assegnata direttamente al generale Celentano. Ora, ogni caserma ha un suo registro delle utenze telefoniche, dove chiaramente non è che vengono distribuite così come pani e pesci, ma vengono distribuite con l'assegnazione all'ufficiale che firma, che controfirma per presa assunzione del materiale. Non riesco a capire perché abbia dovuto appurare piuttosto che presentare il registro e dire: eccolo qui il registro che dice che il telefono. Mentre parliamo di quell'utenza dal quale partì la telefonata alla delle casa 23, delle 23:45, mi sembra. E che interesse poteva avere il generale Bartolini qualora ci fosse un intento in qualche modo, non voglio utilizzare parole gravi, ma non fosse esattamente corrispondente al vero? È evidente che dire ho potuto appurare che era intestato al generale Celentano fa sorgere un dubbio sul generale Celentano, perché un'utenza del generale Celentano che telefona a casa del generale Celentano quando il generale Celentano era a casa, non si faceva un'autotelefonata
a casa da solo era un po' complessa, insomma. Beh, però è poi esattamente quello che ha detto il generale quando ha detto: ho telefonato io per avvisare mia moglie di che arrivavo tardi. Ah, non conoscevo questo ulteriore passaggio. Mentre una telefonata che partendo dalla caserma arrivi a casa del generale Celentano, lascio a voi le conclusioni. Bene. Io, signor Presidente, per il momento ho terminato le domande, lascio spazio ai colleghi, come è giusto che sia. Onorevole Palma. Sì. E se lei dice che in effetti era possibile, già si vinceva dal registro, no? L'intestazione dell'utenza, perché poi non è stata consegnata, non è stata fatta la richiesta della consegna del registro? E questo andrebbe chiesto al procuratore. Io so solo che il generale Bartolini ha scritto: ho potuto appurare piuttosto che fornire direttamente la documentazione. Ma d'altra parte è la stessa identica situazione, se mi permettete, può sembrare un salto della quaglia, però nel famoso Zibaldone, nello specchio riepilogativo dei comportamenti che individuano il nonnismo, che è agli atti della commissione, il generale Celentano scrive che all'atto del rifiuto delle tradizioni logiche, colui che non accetta le tradizioni logiche e sociali vigenti e tenda di sottrarvisi viene di fatto emarginato e viene definito come cane morto o cagnaccio. Queste sono delle cose non solo aberranti, ma preoccupanti nella vicenda Scieri, molto preoccupanti nella vicenda Scieri. E secondo me ci sarebbe stato spazio per portare quei giovani a confessare quello che conoscevano. Ma è stato uno spazio un po' lasciato a se stessi. D'altra parte, quando nella richiesta di archiviazione il magistrato scrive che si dà atto che alcuni colleghi di Scieri abbiano dichiarato di aver avuto conoscenza della morte di Scieri prima del rinvenimento del cadavere, e poi scrive: ma questo è da attribuirsi a erronei ricordi. Io mi chiedo perché? Perché erronei ricordi, se sono passati 3 giorni? In quei 3 giorni quanta acqua poteva essere passata sotto i ponti? E poi c'è un altro aspetto. Sempre il generale Bartolini scrive nella sua nota alla procura di aver potuto appurare che quella famosa indagine notturna del 14 del generale Celentano faceva parte di una serie di ispezioni fatte su tutte le caserme toscane. Però è di nuovo un ho potuto appurare. Chiedo scusa un attimo. Ora, quando si fa un'ispezione, sia l'ente ispezionante sia l'ente che riceve l'ispezione hanno l'obbligo, la consegna assoluta di fare una relazione. L'ispezionante per dire i fini dell'ispezione, le modalità dell'ispezione e i risultati dell'ispezione. Il ricevente per dire: ho ricevuto il giorno tot, alle ore tot, il generale tal dei tali che mi ha chiesto di dargli queste informazioni, fargli fare questi giri, eccetera, eccetera. Quindi avrebbero dovuto essere richieste le due relazioni, dell'ospitante e dell'esecutivo. In più, perché non è stato richiesto molto semplicemente il dato chilometrico che viene registrato assolutamente ad ogni uscita e entrata delle macchine per verificare quali e quanti chilometri erano stati percorsi dalle auto addette a quelle ispezioni? Ultima valutazione, e io capisco che anche questa sera io mi sto esponendo, ma nell'arco delle cose che vi ho detto non è questa la mia preoccupazione maggiore. Nel momento in cui
i genitori vengono avvisati giorno 16, riferiscono di essere arrivati a Pisa il giorno 17, ma di aver potuto incontrare i comandanti della Folgore solo il giorno 18, che si sarebbero giustificati dicendo che dovevano rientrare dalle ferie. Il che vuol dire che il generale Celentano, visto che il generale Cirneco era già in ferie, avrebbe dovuto recarsi in ferie in un posto lontano almeno una giornata. Perché avvisato il 16, arriva il 18, si presenta il 18 mattina, vuol dire che ha viaggiato tutto il 17. Allora, come mai un comandante che deve affrontare un viaggio di un giorno per andare in ferie decide di fare quell'ispezione la notte precedente? Io sono interrogativi che mi sono posto e che avrei posto. E signor Ciancarella, però qui dovrebbe cercare di fornirci delle risposte. Gli interrogativi dobbiamo farli noi, che altrimenti se invertiamo l'ordine degli addendi il risultato cambia, non rimane lo stesso. Chiedo scusa. Sto anche in precedenza di valutare le sue, di fare le sue valutazioni. Qualcun altro? Ecco, signor Ciancarella, io ho letto che suo figlio ha avuto delle difficoltà in caserma, quindi è lecito, è assolutamente normale chiederle se lei è mosso da un sentimento di rivalsa nelle sue osservazioni, nelle sue constatazioni. Assolutamente no, nel senso che il mio figliolo, quando ha scelto di andare a fare il paracadutista, ha vissuto la sua esperienza da paracadutista in totale autonomia e in totale indipendenza dal padre. E io non avrei comunque mai interferito nella sua vita militare, sempre perché sono stato convinto, e questo gliel'ho sempre testimoniato, della necessità che un militare prima di tutto sia un uomo e prima ancora un cittadino di questo paese, democratico e costituzionale. Non so se le ho risposto. Quali difficoltà ha avuto suo figlio nei paracadutisti? Ma mio figlio ha avuto varie difficoltà ad entrare nelle forze armate. Quando? Nel 1995, credo. Quindi prima della morte di Sherry? Sì, prima della morte di Sherry. Lui ha fatto servizio militare al tempo del paracadutista morto durante un lancio del Bartolini, mi sembra si chiamasse, Cipollini, qualche cosa del genere. E ebbe molte difficoltà perché tutti i concorsi da ufficiale che ha fatto gli è stato detto che aveva raggiunto degli ottimi risultati, ma che purtroppo aveva un male genetico, il cognome di Ciancarella, e quindi veniva estromesso. E lui per questo ci ha sofferto molto, fino a che non avvenne un qualche cosa che mi portò a scrivere a dei comandanti cui lui faceva riferimento, che decisero di farlo partire come paracadutista ordinario. Sì, e questo perché lei già nel 1975, e quindi 20 anni prima che suo figlio entrasse nelle forze armate, aveva partecipato a convegni in cui denunciava la corruzione. Perché? Cioè, ma perché vede... Lei aveva già iniziato la sua attività, diciamo, di denuncia già 20 anni prima che suo figlio entrasse, certo, nei paracadutisti. È così? Certo. Io quando ho capito... No, mi dica solo se è così. È così. Lei cosa aveva denunciato nel 75? Brevemente, perché quello che avevo definito mafia e grosso marciume.
E venne prosciolto da queste accuse, venne messo sotto processo per avere denunciato corruzione all'interno delle forze armate? Fui denunciato dai miei superiori, ma il procuratore militare del tempo mi prosciolse dicendo che l'ascolto del mio intervento, dai presupposti da cui partiva e le conclusioni a cui arrivava, il percorso che faceva, dimostrava che il mio era un intento di moralizzazione. Sì, quindi venne prosciolto da queste, diciamo, accuse portate avanti dalla commissione disciplinare? No, dalla commissione disciplinare, era stata una denuncia dei miei superiori diretti, che in una frase avevano riassunto tutto il discorso dicendo che io avevo definito mafia e grosso marciume il discorso dell'ambiente. Senta, ritorno un attimo a quello che lei dice. Quando manca qualcuno si telefona alla famiglia, quantomeno non si telefona alla famiglia perché questo non è previsto nel regolamento militare, invece giorno 15 ci risulta dagli atti che i militari, diciamo i superiori della caserma Gamerra, chiamano a casa di Sceri. Già dal 14 agosto 99 i superiori la stanchezza, della caserma Gamerra chiedono il numero ai militari, al numero di Sceri, e cominciano le telefonate verso sia il cellulare di Sceri sia verso la casa di Sceri. Lei appunto nelle sue dichiarazioni dice che questo le sembra piuttosto precipitoso perché si aspetta solitamente i 3 giorni di diserzione. È così? Certo, lo conferma? Certo, lo confermo. E quindi secondo lei perché chiamano la famiglia? Ma perché secondo me, riallacciandoci anche al discorso che alcuni colleghi avevano dichiarato di aver saputo della morte, secondo me la notizia della morte di Emanuele Sceri si è diffusa in caserma ben prima del ritrovamento del suo cadavere. Senta, un'altra domanda. Lei ha una grande memoria, ha detto che ha visto gli atti processuali perché è stato, gliel'ho chiesto subito all'inizio, è stato messo sotto processo ben 3 volte da calunnia. Forse il primo caso in Italia che venne arrestato, l'unico caso in Italia che risulti a me, arrestato per calunnia. È un reato molto grave, ma non mi risulta che ci siano arresti per calunnia, ovviamente dalle mie conoscenze, certo, diciamo giornalistiche. Non so se questo poi corrisponde effettivamente a realtà. Comunque il suo caso fece molto scalpore, il suo arresto per calunnia. Ma quello che io le volevo chiedere, perché lei non si è mai fermato, diciamo, in questa denuncia? Ma perché adesso vi sembrerà un discorso retorico, però i miei formatori di accademia sono stati degli ufficiali eccezionali. Io ho avuto il comandante di corso Ghisoni, il generale Rea, il generale Cazzaniga, che mi hanno formato ad un senso alto dell'onore militare. E soprattutto il generale Rea un giorno mi aveva interrogato sulla consegna militare dell'arma e io gli avevo risposto con le solite baggianate, la pulizia dell'arma, la consegna dell'arma. Mi disse: non hai capito nulla, l'arma va tenuta pulita perché sia che si usi sia che non si usi si può sporcare, e se la lasciamo sporca potrebbe incepparsi il giorno che avremmo avuto davvero bisogno di utilizzarla per rispondere ai nostri compiti. Il tuo primo compito da ufficiale sarà quello di tenere l'arma pulita, checché tu debba affrontare qualsiasi sia il prezzo da pagare. Queste sono realtà che io ho vissuto da 19enne, 18enne in accademia, che mi sono stampate nella pelle e nel sangue. E tanto più si sposavano con la mia idea di una forza armata che rispondesse esclusivamente alla Costituzione. Certo, poi ho dovuto scoprire che nel 2000 il procuratore generale militare scriveva
che delle forze armate si dicesse beata insula incontaminata dal contagio costituzionale. Per una, questione, diciamo, un sentimento di giustizia. Un sentimento di giustizia. Senta, l'ultima domanda da parte mia. Lei appunto ha detto di aver visto tutti gli atti perché appunto messo sotto processo per calunnia. Lei ha ancora il possesso di questi atti? No, perché io li potevo vedere tutti, ma potevo portare le fotocopie solo di quello che riguardava me, almeno questo come disposizione della procura. Per cui io non ho la disponibilità di tutte queste carte. Vuole dire alla commissione, se lo vuole dire, i nomi dei suoi avvocati? I miei avvocati sono stati l'avvocato Manzione di Pisa e l'avvocato Andrea Callaioli, sempre di Pisa. Attualmente invece è l'avvocato Casella Mauro che segue la vicenda della reintegrazione in integrum. Quindi lei ha guardato tutti gli atti, ha letto tutti gli atti, ma ha preso solo quelli che riguardavano lei. Ma tutti riguardavano lei. No, perché per esempio la foto di... Certo, le fotografie della... fotografie di Emanuele non riguardavano, non riguardavano lei. Me. Sì, va bene. Io non ho altre domande se non il Ciancarella ha portato una fotografia, vuole dire cosa ritrae questa foto, la fotocopia di una foto. Questa foto l'originale è in suo possesso? Sì. Sì, l'ha fatta per la commissione questa foto, ha fatto la riproduzione per la commissione. E il signore ritratto in questa foto con i pantaloni marroni e il maglione nero è lei? E il maglione nero sono io. E l'altro chi è? E l'altro è un allievo del corso successivo al mio, che avevo provveduto a spinguinare, quindi ad offendere in tutte le maniere, da nudo, e poi avevo provveduto a verniciare da capo a piedi. E questo quando è avvenuto? Questo è avvenuto nel 1970, l'anno successivo alla mia entrata in accademia. E lei che ruolo rivestiva lì? Ero un semplice militare. Un semplice militare, un anziano. Che io poi abbia potuto contribuire a interrompere questa pratica che durava due mesi, un mese prima, perché incominciavo ad avvertire la indegnità di certe cose, non toglie nulla al fatto che io comunque ho partecipato. E oltre a questo che atti di nonnismo avvenivano? Questo era l'atto di nonnismo principe dell'Accademia. Mm-hmm. Va bene. Le chiedo cortesemente di siglare questa foto e di mettere l'anno di... Sì, perché viene allegata agli altri. Potrei cortesemente chiederle di andare in audizione segreta anziché in pubblica? Certo, disponiamo l'audizione segreta.